Attenzione, il video che state per vedere contiene un grande quantitativo di volgarità e bestemmie non censurate. Si consiglia pertanto di indossare le cuffie o di guardare il video lontano dai parenti. Si ricorda inoltre che ogni battuta presente nel video ha il solo scopo di far divertire e non si vuole offendere nessuno. Buona visione. Buon pomeriggio! Oh yeah! Siamo tornati! Oh yeah, he's back! Indovinate chi ha trovato un sushi aperto in mezzo a sto coronavirus? Io! Sì, cazzo! E chi l'ha chiamato? Io! E chi l'ha pagato? Lui! Chi si è scopato la cameriera? Io! Chi Don Marco? Nessuno! Ma quanto Don Marco hai subito nei commenti, in chat, nell'archivio? Me lo spammano anche quando non c'entra un cazzo. Cioè, ho postato una foto su Instagram. Raga, è morta mia nonna. Cazzo, sono a pezzi. Sono tristissimo. Don Marco. Erigi il tuo bicchiere, allora. Io ho Batman. Io ho Gatto Silvestro. Per gli amici Sebastiano al Puzzo. Ma su YouTube mi dovete chiamare Ratchet & Clank, per favore. Oggi non verrò direttamente dalla brocca perché, insomma, il ministro della sanità non lo consiglia, quindi... Vabbè, ma tanto, cioè, per il coronavirus prima abbiamo passato 5 minuti a starnutirci in bocca a vicenda nel parcheggio. Apri la bocca. Sì! Che bello il fatto che sia meno trasparente il bicchiere di vetro della brocca. Della brocca. Guarda qua come cancella. Ehi. Ultima. No! Io ho una sorpresa, Dani, per te. Ci guardiamo Sanremo oggi? No. È lui o non è lui? Yes! Il ritorno! Il bestemmiatore bambino! Con quale video iniziamo, Dani? Reaction nei commenti, direi. Col primo video mi presento, porco dio. Quanto proprio, cioè, per un po' serio, capito? Assolutamente. E quando vuoi dire, è meno famoso di te perché sei il fame meme di Saluto Antonio, ma rinchiudetelo in un manicomio di opparco. Ma poi lo dice ridendo, quello grosso. Te, testa di cazzo, te. No, no, mi dissocio. No, è incazzato, ma perché? E perché? Sei incazzato un po'. Allora, la live finisce con i medici che entrano e mi caricano nella barella, te lo dico. Guarda che gli ospedali sono pieni, Dani, meglio che non stai male oggi. Ho capito, ma sarei tipo il primo a entrare non per il coronavirus, ma per infarto multiplo del cazzo. Per favore, potete rinchiudere sto bimbo obeso del cazzo perché non penso sia tanto bene. Io invece sto benissimo. Cazzo, fradiglielo. Questi video sono... ironici, porco dio! Con la zoomina! Si è avvicinato proprio alla palla! Sono ironici! Voi non capite l'ironia! Oggi, ragazzi... Ma c'è la palestra in casa! Parliamo di porco dio! Allora, ragazzi, questo canale, che è un mio vecchio canale, più mi repostano la gente su Instagram, tipo un certo ignoranza infinita che ha la madre puttana che si sta buttando di ponte. Oh, mica, come cazzo ce l'ho pesante con il blasting. Non followate questo profilo perché sennò avete la madre più troia di quelle che incontrate all'angolo quando andate a lavorare. Cioè, ha appena finito di lavorare sull'angolo con la bocca tutta sporca di Müller. Quindi... Di Müller? Cazzo, oh, solo yogurt di marca, mica ha detto lo yogurt dell'S lunga, cazzo, il Müller. Soltanto sto già nei commenti, tutti gli altri, esatto, questo video è stato per tutto. Te la faccio. Ai gao. Aspetta, un'idea. Lo metti al rallentatore. Mi è andata di traverso la risata. Sembra tipo una zanzara d'estate. Oh. Non è chiaro.
Faccio prima già chiamare le pompe funebri. Ah, andiamo Giustina Maria. Ma secondo te qual è il nome dei due? Giustina. Giustina? Sì, che Giustina come cognome. Ma forse Giustina Maria, Maria è secondo nome. Io mi chiamo Giustina. Ok, e Giustina. Un canale. Vabbè, scusami, non l'ho mai sentito sto nome, è la prima volta che lo sento. Sono un esperto di donne. No, io. Semplicemente vieni dal sud. Quando mai sono del centro Italia, sono nato in Abruzzo. Oh, ma la gente tutti che dicono che ci voglio scopare. Ma come? L'ho pensato anch'io, ma non l'ho detto. Ma dai, Dani, c'ha 12 anni. Ma che ne sai quanti anni c'ha? Sì, no, ce n'avrà 15. Mi chiamo Giustina. Ho 12 anni e mezzo, 13. Ma perché le ragazze di 12 anni me ne mostrano 20? Quando io avevo 12 anni camminavo ancora nel passeggino e mia mamma mi dava ancora la tetta con il latte. Perché loro a 12 anni sembra già che lavorino? Dani, rimettilo dentro. Perché ti sei tolto i pantaloni? Da... No! Ciao a tutti. Ehi. Sì. Bella. Benvenuti in questo mio canale. Bello. Oggi, 21 febbraio, volevo anche scriverle. Smettila di clippare quella penna! Tanto mi pappinerò. Allora, smettila! Ho finito l'anno scorso le superiori, ho fatto... Mi dà fastidio. Puoi metterla a posto, per... non ti serve! Cosa faccio io? Cosa... La mattina si sveglia e inizia a fare... Quindi ci sono amici, pub con gli amici... Ma il pub si porta la penna, tipo, mentre gli amici bevono, tipo, c'è lui in un angolo... Poi ci sono vari format che voglio adesso iniziare. Premo la penna per 10 ore, quello è il suo format. Amici, appunto, no? Diamo la challenge, ce la fa prima della fine del video, non clippare più la penna. Non è lavorare, ma... Ti prego, credo in te. Dato che quest'anno non sapevo bene cosa... Cazzo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Allora, questo ragazzi, video... ragazzi, intanto mi presento, mi chiamo Ettore, 15 anni, sono... Vedi perché io mi incazzo? Quella di prima ne dimostrava tipo 16, ne aveva 12 e mezzo. Questo, che ne dimostra 8, ce ne ha 15. 15? 15 ha detto, vedi che qualcosa è andato storto a un certo punto nella genetica. Che cazzo è successo? Genitori, smettetela di mangiare i panini coi conservanti, con gli steroidi, perché poi non funziona... E moto ragazzi, su questo canale porterò video sulle tipologie che riguardano i motori ragazzi. Basta dire ragazzi! Quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se siete appassionati come me ai motori ragazzi, che porto le contenuti. Basta! I motori ragazzi, tipo una marca. Marca ragazzi. Motori ragazzi, ma perché motori sta ragazzi. Puttanata fa così ridere, porca troia! Ciao a tutti, benvenuti in questo... Allora, questa c'ha 6 anni. Secondo me, onestamente, ne ha 13. Mi chiamo Francesca, ho 14 anni. Te l'avevo ma detto! Ma che cazzo, come funziona la genetica, la genetica, la genetica? Ma sono delle persone già fatte e cresciute. Io a 14 anni veramente sembravo un pezzo di merda del marciapiede. 14 anni, e quando ce ne ha 20, che cazzo diventa Gundam? Ovviamente è un complimento se stai guardando questo video, è per dire che a 14 anni siete già... Cioè, siete già fatti, cresciuti, cioè siete pure belli. Io alla vostra età facevo schifo al cazzo, sembravo un bambino deformato. Ti potrei far vedere anch'io delle foto di me a 14 anni. Voglio vederle. Una foto di me a 14 anni. Io ce ne ho le mie. Le hai su Facebook? Ce l'ho sul telefono. Ok. Quanto sei bello! Non posso farla vedere su Twitch questa, però, mi dispiace. Raga, io ho 15 anni, per farvi capire. Che brutto, porca troia. Dai. 15 anni, vedi, mica sembro grande, sembro un bambino di 10. Come cazzo fate voi? Ecco, questo invece ero io a 15 anni. Madonna, zii, che merda, tu sembri uno di quelli che viene picchiato tutti i giorni, però. Buonasera, sono Spider-Man 2. Sono Spider-Man 2. Ma poi guarda come si chiama il canale. Spider-Man 2 Spider-Man Brego. Viva la libertà delle donne. Che chiamazza. Viva la libertà delle donne. Non ci posso credere. Difendiamo
offendo le donne alla gelosia dei fidanzati. No, vabbè, il nostro salvatore è arrivato. Spider-Man 2. Non uno, ma due. Tu conosci un rapper chiamato Tom J? No. Era di rimediare. Lui è vero. Yo, Tom J. Proiettili, lasciate stare i miei fratelli. Maledetti, vi romperai pure anche i denti. Fratelli, lasciate stare questi proiettili. Ah, ha fatto l'inverso. Non starmi vicino, perché voglio solo dirti, se hai visto il mio fratellino, prendo la pistola, tutta la sua fronte, ma che farò cazzo? Voglio solo il di che, guarda che, come una... una vita a collo viene su, poi metto su, fratelli, lasciate stare i miei maledetti. Cazzo, c'ha un flow e una metrica che Eminem gli fa una sega. Droga Tom J speciale, che cazzo. Ehi, guarda cosa droga, l'ho rubata per la zona. E schiavi di reppa, tutto in mezzo all'erba, al parco insieme. Questo mi vedo solo farmi questo motorino, e io che vado solo via con una grande stima, e tu non capisci un cazzo, vado solo via. Questo cazzo di coronavirus che mi fa cagare, questo coronavirus che secondo me non verrà qui a morire, a far morire tutti via. Ma che cazzo significa? Quello che lui c'ha la faccia, c'ha lo sguardo che sa che lui sta facendo una figura di merda. Cioè lui guarda nella camera del telefono mentre fa il rap, e la guarda tipo così. Allora, ti sei divertito? Sì! Siamo soffocati anche questa volta! Sì! Chi ha rischiato di vomitare? Io! Lui. Noi ci becchiamo come al solito nella prossima live o al prossimo video, non c'è nulla da aggiungere se non fate l'elemosina e abbonatevi al canale, grazie, così ci pagate le visite dello psichiatra. Ragazzi, venite a followarmi su Twitch. Esatto, e followate il signor Dlarz che anche lui streama quando ne ha voglia su Twitch. Però... e abbonatevi per pagare la causa con Don Marco, mi raccomando, come l'altra volta. Sì, ragazzi, mi fa tanto male il culetto. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli.